in una partita povera sotto ogni punto di vista. Il pareggio va sicuramente meglio al Valfabbrica, che mantiene 3 punti di vantaggio sul Gualdo e sulla zona calda della classifica, mentre per la squadra di Beruato si fa molto pesante la situazione sotto l'aspetto realizzativo, vista la perdurante assenza di Ramazzotti, con i biancorossi a secco di gol da ben 315 minuti. Gualdo che deve fare a meno anche di Ragne e inizialmente di Matteo Ramacci, colto da un virus influenzale. Si fa vedere il Valfabbrica dopo 8 minuti di gioco con un'azione personale di Gaggiotti che entra in area, finisce a terra, ma l'arbitro fa segno di proseguire. 4 minuti dopo il Gualdo cerca di farsi vedere con una conclusione della distanza di Matarazzi che termina sul fondo. Quindi 4 minuti più tardi, ancora dalla distanza, questa volta su calcio piazzato, ci prova Avrilà, ma anche in questa circostanza la mira non è precisa. Al 37esimo il campese, servito da Pandolfi, entra in area, va a contatto con Pizzi, finisce a terra, ma l'arbitro ammonisce il capitano del Gualdo per simulazione. Al 44esimo ancora ci prova il Gualdo, che ha mantenuto di più il pallino del gioco in mano, con un cross di Antonacci, colpo di testa di Giovanni Romanelli, la palla che è terminata sul fondo. Nella ripresa praticamente non cambia nulla, la partita è la fotocopia esatta del primo tempo. Il Valfabbrica scaglia l'unico tiro verso la porta di Fiorelli di tutta la partita al 9° minuto, quando Falcinelli cerca di farsi vedere al limite dell'area, viene fermato da Fortunati, la palla va sui piedi di Gaggiotti, il cui destro viene bloccato da Fiorelli. Al 20esimo l'unica vera palla gol dell'incontro, quando Avrilà batte una punizione dalla tre quarti campo, spunta la testa di Rizzotto e è bravissimo Vagnoni ad alzare il pallone sopra la traversa. Si ripete la situazione al 38esimo, ancora con Avrilà che batte un calcio di punizione, ancora Rizzotto che va ad inserirsi tra le maglie della difesa del Valfabbrica, ma ancora Vagnoni è bravo a chiuderlo. E qui praticamente termina l'incontro, una partita, come abbiamo detto, molto scialba, che ha regalato poche emozioni al pubblico comunque piuttosto numeroso del Carlo Angelo Luzzi, che ha seguito il match tra Gualdo e Valfabbrica.